Ciao a tutti! Ciao Ciao a tutti! Questo a tutti. benvenuti in questo unboxing. mega unbox mega. Un video diverso dal solito perché non abbiamo mai fatto una. Non è una recensione, è un piccolo pacco che ci è arrivato che è appunto un upgrade a Tremendyjay per un prossimo, come dire, Progetto. progetto che non sveliamo ancora. Qua sotto vedete Fabrizio, qua sotto, se dovrebbe essere qua, che In purtroppo è teoria. ancora chiuso in casa e quindi ci assiste in videoconferenza, diciamo. Esatto. Beh, allora possiamo unboxare. Intanto, se tu vuoi scartare, Sì. io descrivo velocissimamente cosa c'è nel pacco. Dopo ovviamente ci sarà qua anche il nostro tecnico Davide, che lui è proprio smanettone, Esperto diciamo. di queste cose qua Esatto. che. E niente, insomma, questo qua è un piccolo, appunto, come ho detto prima, un piccolo upgrade, che abbiamo deciso di comprare. Non è niente di che, però, comunque, per quello che dobbiamo fare, penso sia perfetto. Cioè, le nostre dirette quiz, o insomma, gestire appunto le nostre dirette. Ed è una specie di mini computer con il nome di Raspberry Pi 4B, Model 4B in Eccolo teoria. Ecco, qua. e vediamo un po', non so, le caratteristiche iniziali del pacco. Vabbè, qua ci sono i contatti. Qua dice le caratteristiche della CPU, del processore, insomma, della mente Wi-Fi. E niente, questo è uno starter kit perché insieme appunto a questo mini computer sono compresi dei gadget, degli oggetti che servono appunto per farlo funzionare al meglio. Di questo poi ve ne parlerà meglio Davide, ma direi che possiamo iniziare a vedere il Sì. contenuto della scatola. Questo come fanno negli unboxing, lo buttiamo. E adesso mi cimento ad aprire la scatola. Ah, forbice. Forbice. Eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Oddio. Vediamo un po' così si insidia nel pacchetto. Wow, figo. Qua c'è il nostro mini computer, mini 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 computer, In perché confronto a quello che abbiamo esatto. costruito, Di solito con le due dirette che abbiamo fatto grandi ci siamo portati in giro il coso del genere, invece adesso a scatolina. E per gli smanettoni, appunto, 4 giga di RAM, che non sono chissà che tanti, però diciamo che per far andare il nostro programma è va bene. E poi non mi ricordo cos'ha. Vabbè, Bluetooth, Wi-Fi. Niente, poi abbiamo. confezioncina manuale. E poi. Qua ci sono sotto tante 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 cose. Spero ci sia Io una regola. so solo che questo qua è È il il case, la case. scatola, il Il case case. RGB. No, scherzo, non è RGB. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, qua abbiamo tutti i vari cablaggi, alimentatore, USB-C, col pulsantino. Ok. Oh, due cavi HDMI, mini HDMI. Che andrà poi inserito il mini HDMI qua. Esatto, non eravamo sicuri che ce ne fosse neanche uno. Guarda qui. Uno e due, sì, esatto. Un mini paraguide per fare Sempre tutte l'ultimo. le operazioni del caso. Di montaggio. I dissipatori, una ventolazza, ventolina Da mettere qui. per raffreddare il nostro computer. Questo non so cosa sia. Da memoria. È un adattatore per la scheda SD. Ah, da scheda SD a A USB-C. USB-C o USB normale. Figo. E ultima, ma non meno importante, la scheda SD da 32 gigabyte con installato già Raspbian. Beh, io Ok. lascio il posto a Davide perché adesso io non saprei da dove iniziare a montare o così, per cui
Davide. Bene, ciao Davide. Ciao Mauro. Allora, ci siamo divisi un po' i compiti, mentre tu intanto guardi come attaccare la ventola e insomma i dissipatori, io intanto scatolo, se si può dire, unboxo questa, cioè il componente principale. Oh, eccolo qua, molto molto bello. Allora, qua ci sono altre guide. Davide? Utilissime. Vediamo anche il case. Che figata. Ecco qua. Piccolino, compatto. Ok. Allora, for fun per la ventola. Allora, dopo assolutamente non 15 minuti di lettura dei manuali perché non sapevamo cosa fare. No. Sappiamo dove mettere questi. Allora, il primo va qui, che dovrebbe essere effettivamente il processore, quello. Quello lì va su questo chip qui. E il terzo invece va qui. Questo qua è il primo che avevamo messo, questo è il secondo e questo è il terzo. Bene, allora, la ventola va installata sopra, qua. Un secondo, per la ventola vogliamo farla funzionare raffreddamento a piena velocità o raffreddamento a velocità ridotta, un po' più silenzioso? Piena velocità. Piena velocità, ma proprio, ma sai, tipo, non so... Sono il primo e il terzo pin a partire dall'angolo. Ok, allora inseriamo il nostro microcontrollore. No, microcontrollore, l'Arduino o il microcontrollore. Ok, allora mini PC. Esatto, Raspberry. Ok, sembra che sia entrato in un modo un po' migliore delle altre volte. Qua. Perfetto. Ok, allora... Ventolato. Completato. Vai, vada per la ventolata. Allora, adesso installiamo la ventola sulla parte superiore del case. Giuro che gira. Per chi non lo sapesse, soprattutto nelle parti elettroniche, è sempre abbastanza importante installare le viti a croce, a X, in modo che la pressione esercitata dalle viti sia distribuita già da subito in modo abbastanza uniforme su tutto il dispositivo. Ok, allora è arrivato il momento di installare la ventola nel Raspberry. Questi due pin sono uno per la terra e uno per l'alimentazione. Abbastanza ovvio. E il pin della terra va qua dentro. Mentre il pin dell'alimentazione va qua. 5 volte rossa. Poi questo si può chiudere cercando di non tenere il cavo troppo in mezzo. È pronto. Perfetto. Inseriamo la schedina nel apposito slot. Bene, allora il mini PC in sé è completato. Basterà poi attaccare un monitor e colleghiamo poi l'alimentazione con l'USB-C al mini computer. Vediamo qual è ecco. La differenza. Qua poi attaccheremo il mouse e la tastiera. Ci spostiamo? Sì, esatto. Bene, per questo video è tutto, noi vi ringraziamo per aver guardato appunto questo video riassuntivo dell'unboxing e del test del mini computer. Vi consigliamo questo computer un po' per chi ha bisogno, computer, questa piccola scheda per chi ha bisogno di un computer che non faccia cose particolari,
Con questo si possono tranquillamente mandare delle mail, scrivere dei testi, insomma cose basilari che si fanno in un computer possono essere trasportate solo in questo box. Quindi è molto comodo appunto per la leggerezza e per il trasporto. Se dovete fare qualcosa di più elaborato, questo non fa il caso vostro perché appunto non ha una potenza magica. Invece se dovete stampare delle mail, scrivere dei testi, mandare delle mail, qualsiasi cosa a che fare un po' con il quotidiano, questo fa al caso vostro. Costa relativamente poco e comunque va utilizzato con le periferiche, con un mouse e una tastiera, un mouse wireless, una tastiera, e poi va appunto connesso a uno schermo e il gioco è fatto. Insomma, internet appunto ha una LAN che è internet cablato. Per chi non avesse la disponibilità del cablaggio c'è la WiFi, quindi ha disponibilità anche Bluetooth, è un po' tutto fare basilare, ecco. Appunto noi vi ringraziamo per aver guardato questo video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di mettere mi piace qua sotto, e non vi resta che augurarvi buona giornata, e ciao a tutti, a un prossimo video!